I preti operai sono individui appartenuti a quella geria che speriamo non muoia mai nell'umanità, di persone testarde, cocciute. Primo Borghi è stato il primo prete operaio italiano, il secondo è stato un viareggino, Silvio Politi, nel 54, ma il Borghi nel 50 già lavorava alla Pignola. È stato un cammino quasi sempre solitario quello di Bruno dentro la Chiesa. Crede profondamente nella parola che Gesù ha trasmesso agli uomini ed essere testimone di questa parola per lui è importantissimo, ma da essere dentro gli operai. La classe operaia, i poveri, l'operaio, erano costruttori di storia, i costruttori di una nuova umanità. Don Silvio comincia a lavorare nei cantieri e diventò operaio, carpentiere, tracciatore, imparò un mestiere. Ecco, in quel periodo Don Silvio, io la interpreto così, incontra la materia. Dopo un paio d'anni che ero qui a Empoli, chiesi di entrare a lavorare in vetreria. Sono stato il primo prete che è entrato in quelle che chiamavano allora le vetrerie rosse, insomma, a parlare. Che non cessi mai nel cuore dell'uomo la speranza umana, la solidarietà con gli sfruttati, la certezza che domani abbatteremo ciò che è vecchio per fare la novità del Vangelo.